Sì. Queste opere d'arte sono in che materiale? Ceramica. Ceramica Smaltata. smaltata. I colori Oppure sono particolari, sono no? tutti smalti. Smalti, ecco, nella tradizione degli smalti. Come si chiama l'artista? Michele Rota. E mi hai detto che Lovere. è di Lovere, quindi in provincia di Bergamo. Questa è stata aperta durante, com'è che si La chiama, mostra la mercato. mostra a mercato di Vienno. Quindi abbiamo avuto l'occasione, grazie a Germano Quotidiano, di rivedere eccezionalmente queste opere d'arte. Ma qua sembra riferirci addirittura anche ai tempi dei monatti, quando andavano in giro con quei becchi lì. Ci sarà tutto un significato, Tutti i eh? personaggi Occorrerà avere. di Pinocchio. Quindi bisogna riferirsi alla fiaba di Pinocchio e andare a ricercare. Ma Pinocchio dov'è il che? L'hai visto? Ah, da che? Ho perduto me Pinocchio. Guardate cosa c'è in questo ambito, anche una artista di Vienno produce queste opere d'arte utilizzando il fieno. Che cerco la chiave La chiave. Io nel frattempo vi faccio vedere questo portale. A Vienno è caratteristica anche l'architettura rustica, ma soprattutto quella signorile. E vi sono veramente delle opere d'arte, nell'intaglio sia del legno, ma anche della pietra. Questa probabilmente cercheremo di portarla anche alla Fenfesta di Monno, perché è una bella idea. Ecco, entriamo in esclusiva. Oggi ha aperto il nostro amico, qui riconoscerete più facilmente. È un po' pallido, si vede che la c'è pal coronavirus. Forza, eh? Forza! Paese dei balocchi. Anche l'ambientazione è molto suggestiva. Ah, che l'ha perduto, re Gianguella. Ah, che i Bertoi. Si ride e si scherza per cercare di essere leggeri, ma c'è un lavoro, una finezza che è veramente ammirevole e fa suggestionare, creare fantasia ed emozionare, anche perché si ritorna un po' bambini. Bisogna avere l'estintore per sopire le emozioni qua. Grazie.